Sempre l'uomo ha cercato tracce di questo essere supremo e l'ha cercate in tante tradizioni religiose. Cosa pensi tu? È giusto che ci siano tante religioni? Vorrei subito farti una premessa, no? Che non sono i non credenti il problema dell'umanità. Il problema, anzi, drammatico, sono coloro che si dicono credenti, parlo di tutte le religioni in primi, noi siamo, io sono cattolico, e che si dicono credenti e sono mercatolati. Guarda tutto, non so, mi sembra che la Banca Vaticana addirittura è sotto inchiesta, non so, ma anche il terrorismo islamico, vedi altre religioni. Cioè, il problema grave sono coloro che si dicono credenti, è qui che... e sono mercatolati, incoerenti, signori del danaro, a un certo momento vogliono addirittura, tu pensa a tutti questi credenti, non so, per esempio, chi vuol privatizzare l'acqua, no? E poi va a messa la domenica, capisci che... o va alla sinagoga, o va... cinici, indifferenti, io non... tu l'hai mai incontrato, non so, Buttiglione, non so, Formiconi, e loro fanno la comunione tutti i giorni. Ma io ho degli amici islamici, ho un amico islamico, dico, come mai non fai mai il Ramadan? E perché poi sono incoerente, ma pensa qua, invece vedi già che... Quindi a questo punto direi che è fondamentale. Mi ricordo una volta c'era un prete cattolico, un pastore protestante, un buddista e un ebreo. E allora la domanda è, ma dov'è Dio? E la domanda. Il prete cattolico recita il Padre nostro, nei cieli. Pastore protestante deve protestare. Sì, ma è sulla terra. Il buddista è nel cuore, nel profondo del cuore. E l'ebreo, vedi questa tradizione ebraica dei figli di Abramo, questa grande spiritualità. Se non torniamo al Monte Sinai, dove veramente Dio non si vede, Dio non si tocca, è che poi bisogna scendere al Sinai, allora dove impegnare? E l'ebreo dice che Dio, ecco dove lo trovo, Dio è, entra nella porta a cui viene aperta. E allora ecco che bisogna spogliarsi veramente di tutto. Le religioni io le immagino come un grande albero, con tanti rami. Questa è veramente cercare di dare alla spiritualità un aspetto strettamente religioso, con le varie tradizioni, i grandi fondatori. E poi ci sono gli alberi. E allora non c'è una verità più verità degli altri. Noi finalmente col Concilio Vaticano, io parlo, vedi, torno ai cattolici, con tutto il rispetto, pensa se noi conoscessimo minimamente, a parte la spiritualità ebraica, che partendo da Abramo, ma la spiritualità islamica, ma delle profondità. Quindi no, se a un certo momento noi siamo arrivati ad affermare decisamente con i documenti pontifici, e quindi lo voglio dire poi a tutti, perché non me lo dicono a nessuno, che ormai dopo il Concilio il primato della coscienza personale è come facevano fino allora a insegnare al Padre nostro, che è un rapporto personale, papà, papà, quindi un rapporto personale col trascendente, con l'amore, con la natura, con l'estetica, con la bellezza della creazione. E a un certo momento finalmente è dottrina certa, che significa che chi dice il contrario è eretico. Nelle mie traversie, non so, mi avranno chiamato 30 volte per non poter dare i preservativi, no? Nel tribunale ecclesiastico. E una volta dico, Eminenza, ci fosse il rogo. E lei è eretico, perché e dico, ma è chiaro che io propongo la morale cattolica, la preparazione al matrimonio, tutto, però lì m'era scappato addirittura, sai come io vivo negli anciporti, da anni, da Barcellona, e dico, sai Eminenza, i giovani oggi scoppano, oggi cosa hai detto? No, insomma, i rapporti sessuali, allora dico, lei andrebbe al rogo, perché a un certo momento lei è eretico, bisogna rispettare il principio dell'autodeterminazione,
Questo Dio, lo stesso Gesù, gli stessi fondatori, vuoi venire con me? È una proposta, non è un'imposizione. Lui rimase un po' lì, la coscienza personale, che a un certo momento non è subordinata a nessuno. È subordinata al governo Obama? No. È subordinata al governo Sarkozy? No. Al governo, come si chiama quello là? Putin? No. Governo Berlusconi? No. È subordinata al Papa? No! No, è così, Dio c'è, ma non sei tu. E allora rilassati, ma lo dico a te. A un certo momento mi dice, ma io non voglio essere vincente, voglio essere convincente, e dico buonanotte, basta, non so. Tre giorni dopo mi scrive, e abitiamo un chilometro, e mi scrive, caro figliolo, quando ti dicono caro figliolo, è vero, il primato della coscienza personale nella Santa Madre Chiesa è dottrina, certo, tuttavia, caro figliolo, ed è qui che arriviamo alla tua risposta. Una coscienza si può dire retta quando fa riferimento alla verità. Ecco l'appello a tutte le religioni, a tutte. E allora io rispondo, finalmente, Benedetto, siamo in sintonia. Perché non la cerchiamo insieme? Chi è che porta soprattutto all'intolleranza? L'attradimento e i manipolatori dei fondatori, da Maometto a Gesù. Io, la mia frase più famosa è che ormai fa il giro del mondo, addirittura grandi professori hanno scritto anche al Papa per quest'ultima affermazione che dice sul preservativo, sui gay, certo, l'ultima ha detto, dice il comportamento dei gay affettivo non è moralmente giusto, fin lì dica un po' quel che vuole, una persona da ascoltare, rispettare. Perché è nel progetto originario di Dio. Oh, ma dove l'ha visto Dio l'antipatico? Io l'unica cosa, non deve essere tedesco sicuro. Dio è antifascista o non è nessuno? Allora, mi rendi conto che queste religioni, che se devono essere fedeli ai loro fondatori, sono come dei fiumi. Chi più grande, più piccolo, da rispettare, che bello il fiume. A me piace il fiume, sono marinaio, però io mi innamoro più dei fiumi che del mare, chissà perché, vedi, sono tutto sbagliato, a parte questo è un'altra parentesi. A un certo momento questi fiumi che vanno in un unico mare. Che non lo riesco, che sulla terra, Dio, sulla terra sai come lo chiamerei io? Laicità. Perché se tu, e questo l'antropologia, se appartiene alla famiglia umana, se addirittura vai a vedere nelle varie scritture, per noi la Bibbia dice facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Quindi capisci che chiunque, qualunque uomo è figlio di Dio. Io glielo ho detto una volta che ero in un dibattito, c'era lì un grande teologo, dico ma stiamo a sentire le puttane, tutti questi qui, trans, tutti i repressi, i viandanti, quelli che dite devianti, cioè, sono figli di Dio o no? Sono figli di Dio, allora c'è lei, c'era lì un vero, e allora sono anche figli suoi, siamo un po' un padre. Allora, a questo punto vedi che riuscire a scoprire veramente questa fedeltà in una sintesi unica, a un certo momento, che cosa la ricerca insieme? Ecco perché il relativismo, guai se si fermiamo all'assoluto, qua il dubbio, la ricerca. Io da anni mi portano il tè quando mi alzo, dopo la tazza di tè, boh, una tazza di dubbi, 82 anni. Se poi mangio qualcosa, un bicchiere di vino. Un bicchiere di dubbi, la sera non ci dico, dopo averne visto un certo momento, quindi in sintesi vorrei dire che, vedi che cosa è significativa, ecco che cos'è, ecco lo citavo oggi con amici della nostra comunità e devo dirlo, uno dei più grandi pedagogisti brasiliani, mi sembra che
ci conta, è un appello a tutti, proprio per la laicità e la spiritualità, nella laicità, dove è nella laicità che tutte le religioni si possono esprimere, ma non solo le religioni, anche l'ateo, anche l'agnostico, e allora chi è? È un uomo, una donna di seconda categoria, ha il suo ethos, ha la sua spiritualità, se anche non va alle processioni. Sei mandato tu a Medjugorje? No, a me, come sempre, non è andata a Medjugorje, ma non è mica, cos'è? È sottosviluppata, no? E ben vadano a Medjugorje, che vadano. A un certo momento questo Paolo Freire dice: nessuno si libera da solo. Ecco l'antidoto al nichilismo, che è veramente la tragedia di questi anni. Nessuno libera un altro. Tutti arrivano questi maestri, ci vogliono difendere. Ecco le religioni dove vanno a finire, nella teocrazia. Ah, tu sei un adepto alla mia religione, ti dico io come devi adorare Dio. Ti dico io, no, capisci? La teocrazia. E allora ecco che c'è bisogno veramente di dire: nessuno si libera da solo. Nessuno libera un altro, ci si libera tutti insieme. Cos'è tutta l'intolleranza? Cos'è tutta, addirittura si arriva, ma basta vedere, ma chi è che tutti devono stare zitti? Quando parlano adesso, non so, di intolleranza islamica, la Chiesa Cattolica, pensa, a voi donne mi bruciavano tutti, come le donne erano una strega. Quindi niente da fare, niente da fare. Quindi direi questo, terminiamo, vorrei dirti così. L'unica religione che veramente possono avere la loro cittadinanza, riferendosi proprio a questa immensa, io lo chiamerei, Dio lo chiamerei grande utero, pensa un po' cosa gli viene in mente, un grande utero dove veramente ha procreato tutte le energie dell'universo, non ce n'è materia. L'energia umana, l'energia della natura, l'energia dell'acqua. E allora capite che allora in questo momento siamo, l'unica forza è proprio qui l'energia, che chiamerei amore. E allora amore a perdere. L'amore è totalmente gratuito. E allora come si riconosce una religione? Come dovrebbero i membri di quella religione verificarsi ogni giorno? Noi abbiamo dei testi, Gesù, poi lo vedremo ancora stasera. Deve essere la teologia, l'insegnamento dell'amore, e non la teologia del potere, e soprattutto la teologia dell'unica verità.